Allora, in questo video parleremo di quali sono le strategie di posteggio delle donne. Intanto vi invito a scaricare l'app OneFootball, che è un'app per restare sempre aggiornati su tutte le notizie di calcio. Il link è in descrizione. Giada è quella la bella tipo sposa in mezzo alle altre due. Appena conosciuta la festeggiata provo immediatamente un certo disagio. Quanto sei alta, Ilaria? Con i tacchi 1,88 m, senza 1,75 m. Ma porca troia. Il tema della serata è New York, che è la mia città preferita, spero di andarci a vivere, e quindi ci sono un po' di simboli che rimandano a questa città. Make it there, I'll make it. Voi rappresentate New York, giusto? Sì. Quindi tu saresti la grande mela. Sì. Qualcuno direbbe la grande gnocca. Un bel brindisi a Ilaria! E mentre tutti brindano con un gustosissimo vino bianco autoctono delle terre campane, io che sono a dieta ma bevo all'acqua. E non solo, vengo anche sfottuto. Chissà come sono queste mozzarelline. Ma vaffanculo. Però davvero signore, la prendo con sportività. Sta da zcangan sta mozzarelline. No, ti ringrazio. L'Empire State Building. Bonsoir. Infatti sei di marmo. Ovvio. Tu che cosa sei? Taxi. Fake taxi? Fake taxi. Io la conosci in un taxi. Comunque veniamo al tema della serata. Oggigiorno le donne possono posteggiare, mica si aspetta l'uomo. Certamente, anzi io dico alle donne: posteggiate a posto di essere posteggiate. Perché non è un male. Dobbiamo fare sempre noi il primo passo. Io col mio ragazzo ho fatto io il primo passo. Secondo me non ci sta niente di male. Fa sempre piacere quando l'altra persona fa il primo passo. Però non bisogna sempre aspettare gli uomini. Se te la senti di fare una cosa, falla, scrivi, buttati e fregati. A te ti posteggiano le donne? Zero, te lo giuro, non arriva un wewe. Vabbè, a lui non arriva un wewe, ma io sono curioso di sapere le donne come agiscono nell'arte della posteggia. Come far capire a un ragazzo che siete interessate? Lo sguardo, lo sguardo. Penso che sia lo sguardo. Le ragazze con lo sguardo fanno capire. Ho capito, però noi uomini siamo un po' duri di comprendonio. Quindi quando voi ci guardate, per niente pensiamo che ci abbiamo un brufolo. Ecco, quindi per essere un po' più chiari, andiamo su una situazione pratica. Quando stai in discoteca, prendi il drink con la cannuccia, bevi dalla cannuccia, ti sposti un po' il capello e poi alzi il sopracciglio. Guardando i ragazzi ti vuoi posteggiare. Quindi il sopracciglio è fondamentale, ma perché il sopracciglio alzato fa capire che tu stai posteggiando? Perché, cioè, capito, se stai normale, capito, non succede niente. Invece il sopracciglio dà quella botta che fa capire, ok, vieni, balliamo, facciamo. Il sopracciglio dà la botta, ma ci sono anche altri metodi. Per posteggiare la cosa migliore è hai una sigaretta. Quindi cari uomini, svegliatevi, perché se una bella donna con gli occhi enormi come lei viene da voi e dice hai una sigaretta, ti sta posteggiando, confermi? Certo. Il problema però è sempre lo stesso. Gli uomini non capiscono un cazzo. Troppa interpretazione, siate più dirette, perché sennò quanti cosa mai capi nulla. Buonanotte ragazzi, buonanotte. Babù, concentriamoci, cerchiamo di capirne qualcosa in più. Allora, innanzitutto uno lo guarda, poi prende un bicchiere di vino fa così. È tutto fatto di movimento e di sguardo. Abbiamo capito che lo sguardo è fondamentale e che le donne sono cacciatrici, a volte grandi cacciatrici. Ingoia e non pensarci è il nostro motto. Ma in che senso? Allora, andiamo in quattro, siamo la drunk room. È il nostro motto, ingoia e non pensarci. Poi interpretalo tu come vuoi. Sono affascinato. Ingoia e non pensarci. Io lo diffonderei in tutto il mondo questo motto. Sì, è il motto della drunk, quindi bisogna diffonderlo. Ingoia e non pensarci. Il vino. Girovagando tra gli invitati ho trovato anche qualcuno scottato dal genere femminile. Qua in mezzo tutte i pubblici. C'ho solo lupo in capo. Vuole solo? O lupo in capo. C'ho lupo in capo. Dava tutte i pubblici, c'ho. Il lupo spaventa le pubblici. Tantissimo, fuggono quando vedono il lupo. Ma anche qualche donna stanca degli uomini che dormono. Bisogna aspettare gli uomini, dovete fare questo primo passo. Perché da sempre così l'uomo deve fare il primo passo. Non è possibile che la donna diventi uomo. Cioè siete voi uomini che dovete venire da noi, non siamo noi che dobbiamo venire da voi. Una visione totalmente opposta a quella raccontata finora. Svegliatevi ragazzi, siete morti, non corteggiate più. Svegliatevi un po', perché chi dorme non più piglia pesci. E veri pesci siete voi che dormite. Chi dorme non piglia farfalle. L'altro punto con routine in mano. Si va giù, papà, così sono rimasta. E quindi non mi resta che chiedere il vostro parere. Andate sul mio profilo Instagram Buonrossi e rispondete al sondaggio tra le storie. Il primo passo deve farlo per forza l'uomo o può farlo anche la donna? Le ragazze, non datela sempre, non datela subito, mi raccomando. Non la state a sentire, chiudi subito.